taverna Ruzzo Penuzzo. Anzi, forse potete vedere di persona cosa fa in quel posto ogni pomeriggio. Penuzzo! Già! Ma non ti chiami? Già, così ce l'ho fatto piena! Senta, Penuzzo, io sono forte, pure scalzo! Voi pensate che io sono tonto? E lo sai, lo pensa pure mia moglie. Ho fatto, e cammina, mi si piace macchiare. E ancora un attimo fuggendo, così ce la tima. Che pedine! Infatti un giorno mentre era a cantiere, ho quella l'impaccatura, ho sbattuto la testa. E feci finta di diventare scimunito. E ora mi pagano la pensione di quello del lavoro. Pensione che io, che tu ti bevi tutta. Esagerato, ne bevo solo un quartino, ma per vedere colorito. Si vede il testo, un quartino se ne. Questo vino mi ero messo a capire. E questo è il nostro capofamiglia. Adesso vi presento la figlia più grande, Assunta Pecorino. Si fa chiamare Nancy, anni 17. Si veste vistosamente, è carina ed è famosa per... Beh, adesso lo vedete. Famosa. Senti, ma lo sai che mi fai sapere? Ma come ti permetti? Cerca di sparire, altrimenti ti mando mio padre, mio nonno, lo zio Pipino e lo zio Bruno. Io sono una tipa fine e signorile e non posso perdere tempo con uno come te. Fine e signorile, dov'è chi cerca? Bene, questa è Nancy. Adesso vi voglio far conoscere la seconda figlia, Serafina, anni 8, è una bambina molto sensibile. Attualmente Serafina si sta preparando alla prima comunione. Infatti, adesso è alla sua lezione di catechismo. Mio padre e mia madre e mia sorella Nancy e mia sorella Nancy.
signorina, a me ti piace il gioco del planeta. Casa Pecorino, casa modesta, pulita, grazie al lavoro della madre che cerca di mantenere la famiglia con una pensione e il suo lavoro di collaboratrice domestica a casa Pisciotta. La signora Maria Pecorino sta dando da mangiare all'ultimo dei suoi figli, Tonino, anni due, molto vivace e sviluppato. Vivace e sviluppato. Ci vado, sono mica sordo.
diciamo, signori, sono bravo. No. Serafina, ma che fai? Parli sola. Ma ti senti male? Ma che dici? Non lo vedi? Sto parlando con lui. È quello spirito del Natale. Ma lui chi? Ma che cos'è tutta sta vocceria? Io lo spirito stiamo preparando il presente. Lo spirito? Beh, amati. Ma è figlia, vedi pure gli spiriti, che vicini umani. Un marito simonite e una figlia spiritata. Thank you.
che ci fanno seguire una strada cristiana e con dei valori.